Cosa stai notando di particolare in questo street food? Conosco bene la manifestazione perché già abbiamo partecipato anche a quella di Messina. Devo dire che è riuscita da questa prima giornata e sicuramente, insomma, andremo anche a migliorare ed ampliare il pubblico che riceveremo a Santa Teresa. Ottima, ottima riuscita. Questa è la prima edizione, quindi c'è sempre da imparare, no? Tutto è migliorabile, assolutamente. Abbiamo l'esempio su Messina, che hanno raddoppiato la superficie espositiva da un anno all'altro. Per essere una piccola comunità comunque come Santa Teresa del Riva, ritengo la risposta del pubblico sia eccezionale. Ernesto Sigillo, assessore al comune di Santa Teresa di Riva. Street food, tanta gente, ovviamente quando si mangia la gente arriva da sola. Pensavo quando si mangia tu non puoi mancare, anche questo. La gente me la sono risparmiata. L'ho detto io, così ti ho lasciato fuori. Sì, è stato già un successo oggi, questa sera ci stiamo ripetendo, anzi vedo già dalle prime battute, perché sono solamente le 7.30, 19.30, che c'è molta gente. Questo significa che l'organizzazione insieme all'amministrazione ha fatto un buon lavoro di pubblicità, ma si sa, quando si mangia, soprattutto si mangia con qualità, la gente arriva, e penso che questa ne sia la prova certa. Quelli che mangiano sono contenti, i cittadini del luogo invece che hanno tutto questo frastuono? Mi auguro di sì, non lo facciamo sicuramente per noi, ma lo facciamo per tutta Santa Teresa e per tutta la comunità, per le nostre attività e per i nostri cittadini, affinché Santa Teresa divenga sempre una località turistica e che cresca sempre nel migliore dei modi. Food, come sta andando? Benissimo. Hai fatto il primo assaggio che fai? Sì, il primo assaggio. Secondo te è da ripetere questa manifestazione? Sì, da rifare il prossimo anno, bellissima. È buono questo gelato? Buonissimo. Quindi la tua amica cosa ha mangiato? No, lei ha mangiato pizza fritta e gelato. Una buon gustaio? Sì. Altro che cosa vuoi assaggiare? No, per oggi basta, la prossima volta, gli arancini la prossima volta. Ok, quindi a domani o un altro giorno? Sabato. Allora, buonasera, come sono queste cose che sta assaggiando? Queste... La carne di vitello cruda marinata con pistacchio e con altre cose sono stupende. Quindi le consigliamo a tanti? La consigliamo a tutti, perché io essendo del nord sono abituata a mangiare la carne cruda. Altre cose che invece ha assaggiato qua in questa manifestazione? Devo ancora arrivare in fondo là. Ok. Quindi non so, per gli altri. Sto guardando, ma su questa mi sono fermata, conoscendo l'autore. Dove sei? Sono della provincia di Palermo, di Prizzi. Come vedi questa manifestazione? È un'ottima manifestazione per la crescita del paese, immagino. Hai assaggiato qualcosa ancora? Non ancora, ci stiamo lavorando. Ok. Dove viene? Catania. Street food come lo sta trovando? No, carino, ma c'è anche un bel viale dove poter passeggiare, quindi non vedo tanta ressa. Con l'onorevole Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, street food a Santa Teresa è una novità, ma la gente l'ha presa bene, visto che c'è abbastanza questa sera. Sì, è una novità, ovviamente non conoscevamo l'esito di questo... di questa prima edizione, però devo dire che la gente sta rispondendo bene, c'è tantissima gente, si stanno divertendo, stanno gustando i prodotti tipici offerti, insomma, nelle varie casette, nei vari stand. Credo che sia sicuramente una manifestazione molto azzeccata, che si va a coniugare anche con quella che è la tradizionale festa della primavera, che sarà domenica. Ci sarà modo comunque nei 4 giorni, questa è la prima giornata, si concluderà il 28 aprile, di partecipare ulteriormente e quindi di poter godere di questa bella manifestazione. La gente che viene a street food non mangia soltanto, ma in serata, nella tarda serata, ci sono anche delle manifestazioni.
Sì, questa sera ci sarà Nevano Motore, domani ci sarà uno spettacolo di cabaret con Toti e Totino, durante l'arco della giornata comunque c'è sempre musica, manifestazione, insomma è bello coniugare non solo l'aspetto, ecco, culinario e quindi del prodotto da gustare, da mangiare, ma mettere anche quella animazione, quella spensieratezza che non guasta sicuramente.